Eccoci tornati a Radio Yes, la radio della città di Roma, e torniamo sulla cronaca, brutta, brutta, bruttissima cronaca, quello che è successo l'altro ieri a Campo dei Fiori, un raid che ormai pare abbia una connotazione antisemita, un raid che ha colpito una cinquantina di tifosi del Tottenham, che ricordiamo è la squadra che fa riferimento a cultura ebraica in Inghilterra, e questo raid è stato un qualcosa di molto violento, duro. Ci sono delle testimonianze che parlano di scene raccapriccianti. Alcuni tifosi feriti, operati, non in pericolo di vita, ma in una situazione grave, molto grave. Emiliano Di Nardo da ieri sta seguendo per Radio Yes questa brutta pagina cittadina. Hai qualche novità? Hai raccolto qualche nuova informazione? Intanto buongiorno a te, Francesco. Buongiorno. Buongiorno ai nostri radioascoltatori. Hai detto bene, da ieri stiamo cercando di far luce su un caso che tra l'altro a livello internazionale sta portando l'immagine di Roma in una finestra estremamente negativa. Ieri si sono scatenati i tabloid inglesi, prima sui loro siti internet, quindi sull'edizione online, poi questa mattina sull'edizione cartacea, etichettando Roma come città dei coltelli. C'è da dire una cosa: il pub che è stato devastato l'altra sera, il Drunken Sheep, è spesso teatro di scontri tra tifosi ospiti, quasi sempre anglosassoni, e teppisti, perché non li chiamerei tifosi, e teppisti di Roma. Accadde la stessa cosa 5 anni fa, quando la Roma si scontrò con il Manchester United qui all'Olimpico, ci fu un accoltellato, e accadde la stessa ed identica cosa 8 anni fa, tra quando si giocò all'Olimpico la gara di Coppa UEFA Roma-Middlesbrough, e anche in quel caso ci fu una rissa abbastanza importante, sempre all'interno del Drunken Sheep, ebbe meno eco mediatico perché non fu proprio una sorta di spedizione punitiva come quella che è stata effettuata l'altra sera. La cosa da segnalare è che a 48 ore dal fattaccio aumentano i numeri, c'è sempre un alone di mistero, perché come è stato anche detto dal presidente di municipio, è teatro della movida Campo dei Fiori, è vero, spesso avvengono queste cose, ma mai era avvenuto un pestaggio come quello dell'altra sera. Una cosa preparata scientificamente, sembrerebbe che i teppisti non fossero 30 ma addirittura una cinquantina, con più di 10 unità rimaste fuori dal locale a bloccare le persone che volevano entrare per vedere cosa succedesse, a non dar la possibilità a chi era all'interno di uscirne. Abbiamo avuto modo di parlare tanto nella serata di ieri quanto nella mattinata di quest'oggi, e ti dico, Campo dei Fiori la mattina è tutt'altra cosa rispetto alla sera, e sembra veramente un tranquillo. Ma anche la sera lì proprio scatta l'orario pericoloso dopo mezzanotte. Si può dire una cosa, il Campo dei Fiori con estrema facilità si può dividere in tre ampie fasce orarie, perché in quelle tre ampie fasce orarie è vissuto da avventori diversi, e anche nei locali ci sono persone diverse che ci lavorano. Se ti trovi a parlare con chi lavora la mattina, anche negli stessi pub che aprono magari per le colazioni, non sono assolutamente a conoscenza di ciò che avviene la notte e viceversa. La cosa stranissima da dire, Francesco, è che sono arrivati dopo circa 30 minuti i soccorsi con le ambulanze e la polizia. Allora, parlando ieri anche con personale del pub, la cosa strana è che praticamente il pub si trova a non più di 300 metri da dove è sempre posizionata una camionetta o della polizia o dei carabinieri. Stranamente all'1:30 dell'altra notte non erano presenti, era presente solo una pattuglia dei vigili urbani che non sono intervenuti. Ecco, e che idea si fanno i cittadini, anche te, di questa cosa che hai appena detto? Guarda, io posso dire una cosa: effettivamente se si è in 2-3 persone a presidiare un posto, magari non si è neanche armati, ci può stare che non si intervenga,
però ci sta anche un'altra cosa, che si chiamano rinforzi, e visto che ci si trova in un punto centrale della città, non ci stiamo trovando nella periferia più desolata, allora in quel caso entro pochi minuti dovrebbero arrivare dei rinforzi. Il problema è che si è arrivati 30 minuti dopo. Altra cosa che va sottolineata, ieri qualcuno parlava di possibile atto razzista, per il semplice motivo che il Tottenham è identificato con la comunità ebraica di Londra, è praticamente la loro squadra. C'è da dire una cosa, non sembrerebbe, almeno dalle prime testimonianze raccolte, che durante il pestaggio si sia fatto ricorso ad affermazioni sull'odio razziale. C'è da dire però che ieri, durante i primi 20 minuti di Lazio-Tottenham, la curva nord ha inneggiato Juden Tottenham, e poi verso la metà del primo tempo, proprio al centro della curva sud, è apparso uno striscione con la scritta Free Palestine. Quindi effettivamente qualcosa potrebbe esserci. Gli inquirenti comunque al momento tendono a dividere le due cose. Non è detto che chi si è reso protagonista di questi cori in curva poi faccia parte dello stesso gruppo di persone che sono andati ad effettuare questo raid punitivo. Tra l'altro, tra i 15 fermati al momento ci sono due ragazzi, uno di 25 e uno di 27 anni. Il ragazzo di 27 anni era già stato oggetto di daffo nel 2007, molto probabilmente quando ci furono le risse tra i tifosi della Roma e i tifosi del Middlesbrough. Adesso qui andiamo a memoria, perché non ricordiamo fatti importanti relativi a scontri nel 2007. No, ma io infatti francamente neanche farei questo collegamento così diretto con le tifoserie. Esatto, perché sicuramente ormai le tifoserie raccolgono passanti che utilizzano quella platea per violenze di ogni tipo, ma poi non c'è un'adesione sportiva a quello che si fa. No, e anche la presa di posizione di Riccardo Pacifici, che è presidente della comunità ebraica di Roma, è molto preoccupato per l'escalation dei ripetuti episodi di violenza contro la comunità. È un problema che secondo me va affrontato con molta durezza e incisività dall'ordine pubblico, nel senso le istituzioni devono reprimere in modo esemplare queste vicende. Io spero che i fermati non escano fra 48 ore, insomma, non dico buttiamo le chiavi, ma poco ci manca. No, questo, e poi va fatto un lavoro. Hai perfettamente ragione, c'è poi da dire anche un'altra cosa, che i commercianti, io ho avuto modo di parlare più che altro nella serata di ieri, perché nella mattinata è difficile trovare i reali proprietari dei locali e poter parlare e tentare di capire un attimino come si sentono, e loro puntano il dito contro l'amministrazione Alemanno per il semplice motivo che dicono che si è deciso di rendere tranquilla la movida di Campo De Fiori e delle vie limitrofe utilizzando della vigilanza privata, una sorta di steward e hostess che vadano a controllare la notte. Il problema è che praticamente non si riesce a fermare questa ondata di violenza che avviene nella piazza romana. Basti solo ricordare, Francesco, che oltre al fatto principe, che è quello che è avvenuto la notte scorsa sempre a Campo De Fiori, sei mesi fa c'è stata l'aggressione a un turista inglese che si era messo a ballare ubriaco all'interno della piazza. Sì, è vero. E le altre persone, c'è stato la denuncia di un ragazzo del sud Italia che ha detto di essere stato picchiato e deriso in quanto omosessuale. Poi ci sono stati altri fatti. Circa un anno fa una mega rissa con bottiglie rotte in testa ai ragazzi e un paio di accoltellati, e giustamente tanto i commercianti quanto le persone che abitano nella zona, e c'è da dire che tra l'altro un buon 70% delle persone che abitano i palazzi che si affacciano, gli appartamenti che si affacciano sulla piazza, sono in età avanzata, hanno più di 65 anni. E una signora mi ha fatto, tra virgolette, tenerezza sulla settantina, mi ha detto: io abito qui dalla nascita, ormai sono abituata che almeno tre volte a settimana non si dorme perché ci sono continui schiamazzi, litigi, il delegato alla sicurezza del comune di Roma, Ciardi, ha precisato che da febbraio verranno installate le telecamere. È finita
in questi giorni la procedura di affidamento dell'appalto e quindi da febbraio ci sarà una serie di telecamere che sicuramente saranno potranno dissuadere tanti facinorosi. Potranno sicuramente essere un ottimo deterrente, però ecco, ti dico, tornando alle confessioni, alle dichiarazioni che ci ha rilasciato la signora che abita in Campo dei Fiori, e ci ha detto testualmente: io ne ho sentite tante, ma urla così forti, quasi da film dell'orrore, che poi sono durate per 15 interminabili minuti. Ha detto: io non le avevo mai sentite, mi sono messa veramente paura. Ha detto: per la prima volta da quando risiedo, ovvero sia dalla nascita, qui a Campo dei Fiori non mi era mai capitato di trovarmi in una situazione simile. Quindi ecco, questo deve lasciar pensare, e tra l'altro è pesante anche ciò che è stato detto da alcuni giornalisti inglesi sulle edizioni online di ieri, che dicono praticamente ogni qualvolta si viene a giocare a Roma avviene un fatto di delinquenza. Per questo Roma è stata ribattezzata la città dei coltelli, e tra l'altro si dice ed ogni volta al termine del fatto increscioso le autorità e le istituzioni ci dicono che provvederanno, però la volta dopo è sempre peggio. Grazie Emiliano, è una brutta pagina cittadina che come ricordavi tu ci pone agli occhi del mondo in maniera molto negativa. Ed è veramente un peccato, perché secondo me c'è una certa sottovalutazione di questi problemi. Comunque grazie per quello che stai facendo come inviato. Grazie Emiliano Di Nardo.